10 Decimi News. Ogni 15 giorni, uno sguardo più profondo sulla salute degli occhi. Questo podcast è offerto dal dottor Alberto Bellone. I nostri studi sono a Milano, Torino, Biella e Ivrea. Chirurgia rifrattiva per dire addio agli occhiali. Il paziente ha realizzato il suo desiderio di sottoporsi alla chirurgia rifrattiva per correggere la vista in entrambi gli occhi. Da tempo ambiva a liberarsi dagli occhiali, che non gli sono mai piaciuti. L'intervento, della durata prevista di circa 5 minuti, è avvenuto con anestesia locale a base di gocce, consentendo al paziente di rimanere sveglio. Dopo l'operazione è stato possibile togliere la benda, dando la possibilità di ottenere una vista già ottimale. La scelta di sottoporsi a questa procedura è il risultato di un forte desiderio di liberarsi dagli occhiali, con lo scopo di poter apprezzare il mondo senza l'ausilio di lenti correttive. Soluzioni per la correzione della vista, lenti fachiche e tecnologia Visian ICL. Le lenti fachiche, realizzate in silicone o collamero, rappresentano una soluzione efficace per correggere difetti visivi come astigmatismo, ipermetropia e miopia, persino di grado elevato. Posizionate sia nella camera posteriore che in quella anteriore dell'occhio, tali lenti modificano il percorso dei raggi luminosi per focalizzarli sulla retina, migliorando la visione. Prima dell'intervento, viene eseguita un'iridectomia laser per garantire la corretta circolazione dell'umore acqueo dopo il posizionamento delle lenti fachiche. Questo intervento, praticamente indolore, consente un rapido recupero dell'acuità visiva. La scelta della lente impiantata è cruciale per la qualità della visione, e le Visian ICL prodotte dalla Star Surgical sono considerate la migliore opzione. Keratocono, uno sguardo profondo attraverso il video informativo di AIMO. Il video divulgativo impara a riconoscere il keratocono, promosso da AIMO in collaborazione con diverse associazioni oftalmologiche. È rivolto agli studenti delle scuole medie e superiori. Il video si propone di sensibilizzare i giovani sulla malattia della cornea, il keratocono, caratterizzata da un progressivo assottigliamento e sfiancamento conico del profilo corneale, portando a un forte astigmatismo irregolare. Tale video fornisce informazioni sui sintomi, inizialmente simili a una semplice miopia, e sottolinea l'importanza di una diagnosi precoce. Il trattamento di elezione, il crosslinking corneale, è presentato come un intervento poco invasivo e ambulatoriale che può bloccare la progressione della malattia. Keratocono, analisi di una patologia oculare progressiva. Il keratocono, patologia oculare non infiammatoria e cronica, coinvolge la cornea, la membrana anteriore dell'occhio. Caratterizzato da uno sfiancamento e da un assottigliamento corneale, assume la forma di un cono, manifestando sintomi in età giovanile e stabilizzandosi intorno ai 40 anni. Le cause del keratocono sono legate a connettivopatie, lassità palpebrale, fattori ereditari e altri. La diagnosi richiede una valutazione specialistica con strumenti come la pachimetria e la topografia corneale. Intervenire tempestivamente è essenziale, considerando l'evoluzione rapida della patologia. La terapia varia da lenti a contatto all'intervento chirurgico, con il trapianto di cornea come opzione estrema. Allergie e lacrimazione, il ruolo chiave delle cellule ciuffo. Il fenomeno delle lacrime negli occhi, in risposta a infezioni e lesioni, è guidato dalla congiuntiva, il tessuto che riveste le palpebre e l'occhio. La mancanza di un modello organoide rappresentava una limitazione per la ricerca sulla congiuntiva, ma ora è stato sviluppato il primo modello organoide della congiuntiva umana, capace di produrre lacrime. Il progetto, condotto dall'Istituto Ubrecht, ha identificato un nuovo tipo di cellula, la cellula ciuffo, più abbondante in condizioni allergiche. Questo modello può essere utilizzato per testare farmaci contro malattie congiuntivali. Le strutture 3D sono cresciute da vere cellule di congiuntiva umana e hanno dimostrato di replicarne la funzione. In condizioni simili alle allergie, gli organoidi hanno prodotto lacrime con modifiche significative, evidenziando il ruolo cruciale delle cellule ciuffo nella risposta dell'occhio alle allergie.
Strategie per la salute oculare degli anziani, prevenzione e gestione delle patologie. La salute degli occhi diventa sempre più critica con l'avanzare dell'età, aumentando il rischio di patologie oculari negli anziani. Tuttavia, esistono strategie di gestione e misure preventive per preservare la vista e la salute oculare. Tra queste abbiamo: avere un sonno adeguato per favorire il recupero oculare ed evitare l'affaticamento visivo eccessivo. Eseguire esercizio fisico regolare per migliorare la circolazione sanguigna e la salute generale degli occhi, ma anche ridurre lo stress. Sottoporsi a chirurgia oculare e a terapie iniettive. Utilizzare dispositivi adeguati. Seguire il piano di trattamento indicato dall'oftalmologo professionista. Infine, evitare il fumo. Controllare la pressione arteriosa, seguire una dieta salutare, ricca di omega 3, vitamina A e antiossidanti, utilizzare una protezione solare, indossando occhiali da sole adeguati e sottoporsi a esami oculari regolari per il rilevamento precoce delle malattie. La storia di Mario, il bimbo che combatte contro la sindrome CHOPS. La vita di Manuela e Giovanni, astrofisica e poliziotto, ha preso una svolta inaspettata quando il loro bimbo Mario è nato con ciglia lunghe. Un segno di bellezza che presto si è rivelato un segnale di una malattia rara, chiamata sindrome CHOPS. Solo con 30 casi nel mondo, la coppia si è trovata di fronte a una sfida imprevista. Nonostante una gravidanza apparentemente senza problemi, Mario ha sviluppato complicazioni dopo la nascita, e la scoperta della sindrome CHOPS è avvenuta solo a 5 mesi. La ricerca di una diagnosi è stata un percorso difficile, segnato da sintomi multipli, problemi cardiaci e una diagnosi finale, vale a dire la malattia genetica estremamente rara. La coppia ha affrontato un'odissea tra ospedali in tutta Italia, cercando risposte e cure per il figlio. La storia di Mario è ora una gara contro il tempo e una corsa per raccogliere fondi per la fondazione che cerca una cura. La speranza è di trovare un farmaco per migliorare la sua vita. Grave esplosione del bulbo oculare dopo una lite in un bar. Si è svolta l'udienza preliminare per un caso in cui un individuo di 37 anni è stato accusato di aver provocato lesioni gravi a un giovane, culminate nello scoppio del bulbo oculare, in seguito a uno scontro avvenuto in un bar. La parte lesa ha avanzato una richiesta di risarcimento di 300.000 euro. L'episodio, accaduto il 24 maggio 2022, ha avuto origine da apprezzamenti dell'indagato rivolti alla fidanzata della vittima, che gestisce il bar. Durante la lite, il giovane è stato colpito con un pugno all'occhio sinistro, causando la rottura degli occhiali e il grave danno oculare. L'accusato è contestato anche per aver provocato esiti permanenti alla vista. La vittima ha subito un intervento chirurgico all'occhio sinistro e continua a vivere con gravi conseguenze. Controllo della miopia, nuovi approcci. La forma allungata del bulbo oculare nei miopi, derivante da fattori genetici e dall'uso eccessivo di dispositivi digitali, può portare a problemi oculari gravi, tra cui maculopatie, glaucoma e distacco di retina. Tuttavia, attualmente esistono mezzi per prevenire o rallentare la progressione della miopia, che si manifesta sempre più precocemente. Strategie come ridurre l'uso di tablet e smartphone, trascorrere del tempo all'aria aperta e nuovi trattamenti come colliri a base di atropina e lenti a defocalizzazione periferica hanno dimostrato di essere efficaci nel rallentare il deterioramento visivo. La terapia genica emerge come un avanzato approccio per il trattamento di malattie retiniche rare e si sta sviluppando per affrontare anche patologie oculari croniche come la maculopatia senile umida e la retinopatia diabetica, offrendo prospettive promettenti per la correzione delle malattie oculari. Esplorando l'esoftalmia nei bambini, cause, sintomi e trattamenti. L'esoftalmia, caratterizzata dalla sporgenza del bulbo oculare dall'orbita, può interessare anche i bambini, presentando diverse cause, legate all'aumento del volume dell'orbita. L'esoftalmia può derivare da condizioni come edemi, infiammazioni e tumori. L'individuazione delle cause, tra cui il morbo di Basedow, richiede esami strumentali come la TAC e la risonanza magnetica.
I sintomi dell'esoftalmia possono variare da gonfiore palpebrale a visione doppia e dolore, con la possibilità di sviluppare cheratite. La diagnosi avviene attraverso l'esoftalmometro e altri esami diagnostici. Manifestazioni gravi possono includere limitazioni motorie o oculomotorie, arrossamenti, dolore e alterazioni visive. Il trattamento varia a seconda della causa. Siamo giunti alla conclusione. Grazie per essere stati con noi e alla prossima!